Ok, via. Se volete, volete avvicinarvi, fate quello che volete. Subito io, vengo, vengo. Pensionati va bene, basta che siano il minimo. E che diano i soldi della pensione a me. E poi li pucco io. E vi seguo io. Lei è pensionato del governo degli Stati Uniti. Io vengo da, dalla banca. Per quelle cose. Ma allora vada via! Dalle quattro banche, allora no. Che ne ha già dette già due, Pina. Tiriamo, tira, 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 no? Tira, 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 alto, no, sì, ma lei è bassa però come me. Allora, parla. Siamo qualcosa. Parlate. Allora, Lorenzo Marcuccetti e Silvano Zaccone. Lo studioso e il Silvano Zaccone è il presidente, è il presidente del Consorzio Il Cigno. Mettiti qua. Bene, allora facciamo una. Bravo! Intanto mi tolgo il cappello per educazione. Questo è un luogo importante per Vezzano. Vezzano nasce fin dall'inizio con una duplice anima, tant'è che, vabbè, ora no, non è che uno ci deve necessariamente fare caso, però uno storico fa subito caso al fatto che a Vezzano non c'è solamente un nome prediale latino, ma ce ne sono due. Cioè, quando vennero i Romani, deportarono gli Apuani e fecero tutta una serie di cose, mandarono dei coloni. Questi coloni ebbero un predium che era un'assegnazione e spesso questo predium era abbinato a delle famiglie indigene che gli dovevano fare da servitori, diciamo così, servi della gleba. Diciamo che gli indigeni erano in inferiorità giuridica e quindi, essendo in inferiorità giuridica rispetto ai coloni romani, dovevano prestargli delle opere in manodopera. Qua non ce n'è solamente uno, come ad esempio possiamo vedere a Ceparana, che ne so, Ponzano, che viene da Ponzio. Qui c'è Vezzano e c'è Mitiliano. Vezzano, che non si sa bene se sopra e sotto quello che sia, insomma, è un po' una cosa strana, perché la parte sopra di Vezzano è stata anche oggetto di una fondazione nell'undicesimo secolo, diciamo che è un borgo di fondazione, c'è il decumano, quindi è stata una cosa fatta un po' a tavolino, diciamo così. Mentre la parte di sotto è un pochino più, diciamo, irregolare, quindi potrebbe essere come insediamento più antico, ma non perché quello di sopra sia più giovane, semplicemente perché sopra probabilmente nell'undicesimo secolo è stata imposta una fondazione, può darsi benissimo ci fosse già una comunità presente. Però c'è Metello, Mitiliano, dove si trova il comune, che è poco sopra di qua. Quindi praticamente qui a Vezzano mandarono due coloni, uno che era nella parte sostanzialmente di sotto e uno che era nella parte sostanzialmente di sopra, che vuol dire che c'erano già due comunità indigene qua, non solo una. Quindi era, diciamo, una sorta di piccola federazione, come usava all'epoca dei Liguri Apuani, ovviamente, dove c'erano tante comunità che si federavano in un'unica unità demoterritoriale. Perché questo punto è importante? Perché questo era in qualche maniera una sorta di conciliavolo, cioè il luogo dove si riunivano le due anime della comunità. Il Monte delle Regole. Le regole non sono solo quelle che si danno ai bambini. Le regole nel Medioevo era il nome con cui si definivano gli statuti. Degli statuti che erano statuti orali, trasmessi a voce, poi sono stati messi in genere dopo il 1300, sono stati messi per scritto. Però in epoca arcaica si tramandavano a voce le regole e le regole si definivano in un luogo che era un luogo sacro, un luogo che doveva essere in un punto di mezzo tra tutte le varie anime di una comunità, quindi era un po' nel mezzo, diciamo così, l'ombelico, un posto che doveva prestarsi bene alla vista e doveva in qualche modo non essere abitato. Perché lì ci andavano i rappresentanti, i capi, diciamo così, a riunirsi, i consiglieri, quando dovevano definire le regole delle proprietà collettive. I Liguri avevano proprietà indivise tutte nella comunità, i beni civici, diciamo così, gli usi civici. Quindi venivano qua, si riunivano, poi Montallegro nel corso del Medioevo ovviamente ha perso un po' questa
funzione, anche perché qua ci fu una famiglia longobarda molto potente, i signori di Vezzano, che in qualche maniera erano a capo di tutta un'intera area, piccola regione. Prima di La Spezia il potere di tutto questo territorio era a Vezzano. I signori di Vezzano arrivavano fino alle Cinque Terre, arrivavano. Quindi, diciamo, dall'alto medioevo in poi tutto quello che era la proprietà collettiva è passata in proprietà ai signori feudali. Quindi sostanzialmente dal IX secolo, X secolo in poi Montallegro ha perso la funzione di Monte delle Regole, ha mantenuto solo il toponimo ed è diventato una delle contrade, una delle borgate tra le tante che ci sono a Vezzano, perché Vezzano insomma ha già diverse abbastanza, sì, abbastanza, assomiglia molto al mio paese. Io vengo da Querceta dove ci sono le contrade, anche Querceta ha tante anime, ce n'ha 8 in quel caso. E Vezzano, tant'è che, tra l'altro, pensate voi le combinazioni della vita. Ho trovato 3 giorni fa un documento in proloco dove nel 2005, quando facemmo il 50° del Palio dei Mici, si fece un gemellaggio con Vezzano. Io all'epoca ero vice sindaco. Facemmo un gemellaggio e durante il Palio straordinario del settembre del 2005 vennero le contrade di Vezzano al Palio e alla festa dell'uva a settembre vennero le contrade di Querceta, qua venni anch'io tra l'altro. E pensate, la contrada dove io abito, anche, beh, ovviamente ero super partes, però anche a Vezzano uno sarà super partes, ma ci avrà da nascere in una contrada, non è che nasce per aria come. E la mia contrada, che è il Leondoro, che è giallo rossa, pensate un po' con quale contrada in quell'occasione venne con Montallegro. Ho trovato il documento dove c'è scritto allora Leondoro Montallegro. Dico, ma te guarda, ci devo andare fra 3 giorni. E combinazione, insomma, sono le casualità. Non eri del capitolo. No. Vabbè, io ora non entro, per carità. No. Non trascinatemi nelle questioni. No. Però io ci terrei particolarmente a sapere quando cantavo a Mille Luci, per quali contrade ho cantato, perché io so che all'epoca ci abbinavano. E quanti anni ci aveva? Era un bambino? Piccolo, sì. Sì. Il primo anno nel 76 venni, poi 77 e 78, 3 anni. E lì ci abbinavano con un sorteggio alle contrade. A nostra insaputa, noi non sapevamo assolutamente con chi saremmo stati abbinati, quindi alla fine non lo so neanche oggi con chi sono. Insomma, sul libro c'è scritto. Ecco, sul libro c'è scritto, allora lo vado a vedere. Quindi, tornando al Monte delle Regole, questo è un posto importante per Vezzano, perché ricorda, come dire, le origini di questa comunità, che è molto antica, che è una comunità che probabilmente già era strutturata 2200 anni fa, quando i romani attuarono la deportazione degli Apuani. Quindi probabilmente gli Apuani vennero deportati anche qua, ma non tutti, o comunque non in numero sufficiente per sradicare quella che era la popolazione preesistente, anche perché altrimenti qui oggi non parlerebbero in ligure, ovviamente, no? Il fatto che oggi si parli in ligure è già una testimonianza che comunque una popolazione indigena rimase. Ecco, quindi direi il fatto che abbiamo nel DNA, il fatto ancora, che poi oltretutto gli esami che sono stati fatti due anni fa. Quelli di Vezzano 2 anni fa. E gli esami hanno dato come esito che percentuale a Vezzano? 50%. Quindi vedete 50%, che non di tutti, di quelli che sono quelli stati che indagati sono stati con un certo criterio in base ai cognomi. Ma non è poco il 50%, perché tenendo conto che comunque qua siamo in una zona di grande esposizione, dove ci sono state nel Medioevo delle sovrapposizioni non da poco da parte delle popolazioni longobarde, quindi cioè Vezzano non è Zeri, che si trova in mezzo alle montagne, dove insomma Vezzano insomma si trova quasi sul mare, quindi il 50% significa che all'epoca della deportazione qui sono rimasti molti, molti indigeni, probabilmente la stragrande maggioranza della popolazione, poi dopo col passare del tempo. Quindi ricordate, qui c'erano delle regole, c'erano delle proprietà collettive della popolazione che sono rimaste in una toponomastica che non è così antica. Quindi io vi suggerirei anche di fare delle ricerche a riguardo, perché probabilmente rimarrà anche qualcosa negli archivi.
che testimonia praticamente questi statuti e queste regole che definivano le aree di proprietà non comunale, comunistica. Infatti c'è, perché, comunaggio c'è ancora. Esatto, questo. Perché giuridicamente sono due cose diverse, cioè le proprietà comunali sono del comune, il comune non è la popolazione. Il comune è un ente giuridico che può definire con dei consigli comunali la proprietà, l'alienazione, l'affitto, eccetera. Comunistico significa che è della popolazione. Quindi qualsiasi cittadino ha il diritto praticamente di poter usufruire dell'uso di quel terreno, che poteva essere magari una selva, qualsiasi cosa. L'acqua. L'acqua anche, però ecco, lui ha diritto di usufruirne. I pini a boschetti e quelli di Carozzo se lo sono fatto riconoscere da Carlo Alberto, che hanno tirato fuori i vecchi diritti e ha detto al cimitero di noi di Carozzo, gli uomini di Carozzo avevano diritto di andare a fare la legna dove c'è il cimitero a Spezia. Questo è scritto recentemente, l'ho letto nel Statuto di Vezzano. Probabilmente saranno anche molte cose altre più, località, però bisognerebbe andare a valutare. A Santa Maria c'era un bosco di tutti. Da Rola, da Rola è uno di questi. Ma per esempio qua sotto c'è Cafaggio. Cafaggio è un termine longobardo, Gahacium, che indica un'area recintata. Indicava all'epoca della dominazione longobarda e dei signori di origine longobarda, indicava un'area che era di pertinenza solo del signore feudale, dove la popolazione non poteva andare, quindi lui ne poteva usufruire o per coltivarla o per caccia o per legna. Ma tutte le cafagge che esistono sono state prese dai signori feudali, da quelli che erano i beni delle popolazioni che avevano conquistato. Compreso quindi, a Milano in fondo a Via Torino. Quindi al 99,99% questa cafaggia non è altro che una parte sempre di queste proprietà comunistiche, che poi era stata presa dai signori e poi una volta che quelli non c'erano più, però non si sa più che uso possa aver avuto. Tra l'altro è ancora recintata ancora adesso con le mura, più o meno, quindi ha mantenuto un po' questa vocazione. È anche una zona molto carina, tra l'altro. Il giardino. Il giardino. Lo chiamano proprio il giardino. E quindi, era bello come un giardino quello. Quindi tutto torna. Quindi non so che altro dire. Niente, tanto non è da cominciare, nel senso che io ero un po' preoccupato che oggi ci fosse poca gente, che ci trovassimo in tre, ma lo dico con molta onestà, con molta chiarezza. Il fatto di essere invece numerosi, sono contento. E sono contento a maggior ragione perché ne vengo dalla mattinata trascorsa al Museo Etnografico, dove si è congedata dopo tanti anni di lavoro una persona che io stimo in modo particolare, che è Rossana Piccioli. È stata per tanti anni curatrice del Museo Etnografico, ma soprattutto è l'erede di Augusto Cesare Ambrosi, di tutti gli studiosi della Lunigiana storica. Poiché non è defunta e sta ancora abbastanza più giovane di me, quindi diciamo che abbiamo un po' ragionato con lei e con suo marito, mi sono soffermato lì al museo fino alle 2:30, un po' su quello che è il futuro. E io non vorrei che fosse un futuro da reduci, perché il futuro da reduci non ci porta a nessuna parte. Che ci sia la possibilità di costruire, soprattutto con i ragazzi, con i giovani, un po' un percorso, perché oggi con la distruzione delle province, con la distruzione delle comunità montane dove esistevano, io l'ho vissuta direttamente da sindaco di Pignone, con un discorso della regione che è molto lontana, questi territori vanno a soffrire la dimenticanza e soprattutto si perde quel dato identitario di cui si parlava prima. Quindi questo è il vero problema. Il problema è che se quando si parla di macro regioni si fa un discorso molto in avanti, e ci si dimentica poi anche di quelle che sono le peculiarità, quindi i territori con la loro identità. Perché noi quest'anno abbiamo dedicato a Seravezza, quindi eravamo in una situazione fuori dalla provincia della Spezia. Noi abbiamo fatto 6 edizioni della giornata di studio che chiude le attività annuali. Per verità non sono terminate, perché sabato prossimo abbiamo un concerto, lo faremo con il Diarchi, lo faremo a Levanto. E poi ci sono altre 2 attività, quindi andiamo a finire i primi di gennaio, cioè non è, voglio dire, un caso, l'abbiamo fatta a Seravezza. Perché a Seravezza? Perché stimolato dal ragionamento fatto con Lorenzo, era quello di dedicare quest'anno un evento agli usi civici, che poi sono comune, vengono detti in vari modi. Io ne vengo da un
circa 3 settimane fa sono stato a Cori, vi chiudo questo per fare un ragionamento. Ora non vi istigo a creare un azbuk a Vezzano, perché l'azbuk non si creano se c'è un dato, se c'è un territorio vasto, un'area dove tu puoi costruire questo percorso. Però ci sono due begli esempi. Uno l'abbiamo visto nel corso della giornata di studio, speriamo quest'anno finalmente di pubblicare dopo 7 anni, se abbiamo trovato anche una quadra per quanto riguarda anche la casa editrice, edizioni 5 Terre, quindi abbiamo visto che sono degli esempi positivi, in quel caso Seravezza, la montagna seravezzina. La montagna di Seravezza, io oggi sono venuto qua più volentieri che non andare a Rocchetta a parlare di metafisica di montagna, la giornata di interesse alla montagna, perché poi alla fine o la montagna civici la su ce l'hanno ancora gli usi civici, non ce l'hanno, li ha presi il comune. Ah sì, sì, quello di Vepo, quella roba lì l'ha preso. Non esiste più, non esiste più. Esiste a Suvero, però il catastralmente del comune esiste l'uso civico come presidente dell'uso civico, ma il proprio, diciamo, catastralmente del comune. Poi esistono in comune di Sesta Godano 5 usi civici e 5 sono in comune di Varese Ligure. Questa è la realtà spezzina, diciamo. E c'è da dire che, tornando alla montagna di Seravezza, lì hanno ricostituito l'uso civico e hanno creato una cooperativa. Questa è una cosa, tra l'altro, un'esperienza bella che è anche importante andare a conoscere. Quindi hanno dato occupazione, cioè la risposta pratica alle chiacchiere. Cioè oggi fanno tante chiacchiere e non servono a niente, specialmente per la montagna. Torno a dire, quasi un mese fa sono stato a Cori, provincia di Latina, vicino a Velletri, però è già provincia di Latina. Siamo andati per un gemellaggio allo Slow Food, io vivo anche questa esperienza allo Slow Food e devo dire è stata utile. Perché? E parlando con queste persone dello Slow Food di Cori, Giulianello, loro hanno un paese più grande, 7.000 abitanti, che è Cori, il capoluogo, e poi hanno una frazione di 3.000 abitanti, Giuliano, si odiano, si possono vedere. E poi sopra c'è Norma. Anche Norma è brava, esattamente, conosci la zona. E questi di Giulianello è un lavis. Vedi, il mondo è piccolo. Giulianello praticamente sono 3.000 abitanti, è molto deturpato dalla speculazione edilizia, però c'è un problema, che è una realtà territorialmente molto, ha una sua storia, e si scopre che lì esistevano, c'erano i borghesi. La famiglia borghese era quindi una famiglia importante che ha dominato su questo territorio, quindi cosa è successo? No? Si è impossessato dei beni, degli usi civici e alla fine di questa vicenda dei borghesi, perché è tutto in decadenza, anche il palazzo borghese in uno di questi paesi sta andando a pezzi, alcuni anni fa gli abitanti di questo Giulianello della frazione hanno deciso di creare un azbuk e hanno praticamente creato l'uso civico. Quindi cosa succede? Succede che loro oggi hanno l'uso civico. L'uso civico, quando io sono stato giù parlando con un ragazzo, un giovane, tra l'altro 30 anni, ho detto, ma noi abbiamo fatto una serie di studio sull'uso civico, questo mi guarda in faccia, uso civico, ma noi abbiamo l'ASBUC. Cioè, non pensavo assolutamente che in Lazio fosse. È un po' il discorso della storia, è la storia di una popolazione che sicuramente è migrata dal nord Europa, è arrivata probabilmente in epoca preromana, è arrivata anche in certe realtà e ha creato questo vivere comune, questo sentire comune che oggi abbiamo perso. Allora il problema qual è il discorso poi di fondo? È recuperare questi valori, perché altrimenti noi non possiamo vivere né di nostalgia né di passato, abbiate pazienza, ma bisogna guardare un po' in avanti, perché se questo dato non lo trasmettiamo agli altri, poi non è detto che si deve fare l'uso civico dappertutto, dove non ci sono le condizioni si fa. Però questo ricreare le comunità, il senso delle comunità, perché quello che io mi incazzo sempre, scusate la volgarità, è che vedo queste divisioni. Cioè, tu vai da un paese all'altro di un comune e quello non dialoga con quell'altro, non si trasmettono delle esperienze. Oggi bisogna fare rete. Allora, il Cigno è nato nel 2008 per fare rete, l'anno prossimo farà un salto di qualità, perché abbiamo deciso, già deliberato, di modificare alcune situazioni, la comunicazione che è fondamentale e anche certi dal punto di vista organizzativo, proprio per adattarlo un po' a quello che è la situazione mutata, ma soprattutto portare avanti un progetto che è prima di tutto un progetto culturale e politico, ve lo dico chiaro, che è quello di ridare voce alle comunità, perché se non si dà voce alle comunità noi ci parliamo addosso. Cioè, inutile, io oggi mi sono commosso parlando con questa persona che per me è una persona affettuosa, Rossana Piccioli, che è una delle poche persone che oggi ha questa visione d'insieme. Qui con quello che sta dietro il monte, che è la Lunigiana, quella che si chiama riduttivamente Lunigiana, che anche quella è Lunigiana storica. Sono due province purtroppo in media divisa. Quindi è un po' il messaggio che vale per l'Alta Versilia, dove viene Lorenzo, e per la Garfagnana,
con cui sono difficili i rapporti. I Garfagnini sono liguri, però non hanno questa sono emarginati, oggi soffrono anche loro questa situazione della regione, perché con il superamento delle province anche loro incominciano ad avere i problemi grossi. Allora la gente un po' è così, è disorientata, da che parte vado, con chi vado, chi sono, cioè questa è una cosa, è una situazione, quella attuale, drammatica. Io penso che sia la situazione peggiore che da quando vivo, 68 anni, ho trovato. In questa situazione se ne esce solo se si ha orgoglio, voglia di fare, magari ci si litiga, è vero? Si litiga, sì, tante volte, però si deve avere rispetto delle persone. Questo è un po' il messaggio che volevo dare. Grazie. Poi rimane, c'è la targa, spero che non rimanga la memoria. No. Allora, io invece vorrei dire un'altra cosa, che non solo di fare rete e di sapere le cose, perché si è liberi solamente se si sa, ma altra cosa molto importante, di riappropriarci di qualche cosa che era nostro, che ci è stato tolto per tantissimi motivi, e noi dobbiamo essere caparbi e andare a recuperare quelle cose che ci sono, ma chissà perché, dove sono andati a finire non si sa. Io posso fare un'aggiunta a quello che avete detto, perché spesso uno dei malesseri più grandi degli italiani è la rassegnazione, cioè uno è già rassegnato, qualsiasi cosa faccia, tanto non... Sui beni comuni non ci vuole rassegnazione, perché sono inalienabili. Perché ve lo dico? Perché Seravezza, di cui ha parlato lui, e aggiungo anche Terrinca, sono due casi dell'Alta Versilia, erano stati in qualche modo espropriati questi terreni, non da un ministro della Repubblica Italiana, dal Granduca Pietro Leopoldo I d'Asburgo-Lorena nel 1776. Allora, dopo 240 anni, queste comunità hanno fatto rivalsa al magistrato degli usi civici, all'epoca era Carletti, a Roma, e hanno vinto la causa, perché hanno dimostrato che il Granduca Pietro Leopoldo non aveva alcun diritto di espropriare le comunità locali, Terrinca, la comunità della Cappella, si chiamava questa, oggi si chiama Montagna Seravezzina, in realtà era una comunità, si chiamava Comunità della Cappella, autonoma, che è millenaria, che arriva dal paleolitico, ci sono le grotte abitate dall'uomo di Ovono dei Balzi Rossi, lì, da cose antichissime, e hanno fatto causa e hanno vinto, perché il Granduca non aveva alcun diritto di espropriarli e di accorparli al comune. I comuni non possono accorparli. Quindi nel momento in cui una comunità dimostra che è illegittimo perché gli porta gli atti, il magistrato ne deve prendere atto e gli deve restituire la proprietà anche dopo 250 anni. Quindi in realtà spesso c'è anche, come dire, una rassegnazione da parte delle comunità locali. Noi ora col Centro Cervati stiamo facendo proprio questa operazione pedagogica nei confronti di Seravezza, è un'associazione di Seravezza. Sì, Seravezza, ma in realtà non è proprio di Seravezza. Il Centro Cervati, anche quello di Trento, è intitolato a Cervati, che era un avvocato che ha dedicato tutta la sua vita alla difesa degli usi civici. E proprio quello di ridare a queste comunità che sono sparse ovunque, quasi tutti i paesi delle nostre montagne hanno questi diritti, non lo sanno, l'hanno per, non gliene importa nulla. Ma come non gliene importa nulla? Ma cioè queste comunità, Seravezza si è riappropriata di 10 km quadrati di territorio e Terrinca ne avrebbe di più, però per adesso gliene hanno dichiarati di meno. La legna che è lì, per esempio, è di tutti, come a Varga ne ha 15 km quadrati di una volta all'anno la legna che fanno la distribuiscono, ogni abitante del comune di Varga ha una quota, come a dire, 15 anche quintali Marcucci, di legna. Grazie. Marcucci. Sì, anche Marcucci, tutti ovviamente. Perché i varghigiani sono così belli con le mascelle rosse? Perché hanno 15 km quadrati di territorio, i funghi, tutto quello che c'è. Quindi in realtà non bisogna rassegnarsi. Volendo uno fa le indagini, poi magari può anche venire fuori che non ci sono i presupposti. Beh, pazienza, però alla fine uno avrà perso qualche ora in un archivio, non è che non succede mica nulla, non è che... Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie. E ora, se vogliamo...
proprio in quarci. Ma poi dopo della Monteregola fa la seconda volta oggi. Sì, infatti, meno male. Che funziona. Se noi togliamo le case, mi sono messo quasi a piangere. È un punto meraviglioso. Da Aula fino a Porto Vecchio. Beviamo, è un po' di malvasia. È nostro, ma non è certo delle nostre origini. Sì, sì, certo. Proprio di